Buongiornissimi e bentornati in questo nuovo episodio di Ritesaurita la settimana della mia vita. Oggi è primo aprile, quindi questo video sarà molto lungo, durerà una settimana e ci sono tantissime, ma tantissime novità. Qui abbiamo Cinzia. Non so se l'avete notato, ma abbiamo una nuova postazione caffè. E infatti, per chi mi conosce adesso, indovina che ora è. Bellissimo fidanzato, sta ancora dormendo perché stanotte abbiamo fatto veramente tardi. Oggi per pranzo invece usciremo, andremo sui conetti vulcanici. Si trovano a Pollenatocchia. Ci siamo andati molto spesso durante la nostra adolescenza. No, a 20 anni non sei adolescente, nella nostra tenera età. E cosa molto importante, durante l'arco di questa settimana succederanno tantissime cose. E in questo video vedrete il mio compleanno, ma di nulla di che, cioè il 2 è l'unica giornata che forse non succede niente, però già il 3, il 4, il 5, il 6 ci saranno tantissime cose da fare, quindi. In questo momento sono circa le 11:20, 11:30. Adesso prendo questo caffè, metto un po' in ordine, faccio una spazzata. E poi ci andiamo a preparare insieme. In tutto questo a casa mia le uova si sono triplicate. Vedi che non è colpa mia. Ovviamente questa postazione coffee bar non è ancora terminata. Qui andremo a mettere delle decorazioni. La gatta magari la mettiamo da un'altra parte. Ho fatto un outfit tutto in denim. Non so, voglio fare qualcosa con questi. E in tutto questo si è spezzata un'unghia. Rita, ma come fai? Le unghie così lunghe? Ecco qua, si è spezzata. Oh, scusa. Ecco qua, si è spezzata. Oh, ancora non lo so cosa vado a realizzare qui sugli occhi. Non so se questi li terrò. Vedremo col tempo. Scusate se non ho ripreso tutto, ma siamo leggermente in ritardo, quindi ora finisco qui la base e corriamo. Questo è l'outfit completo. Alla fine le roselline le ho tolte. Scusate il caos attorno a me. Andiamo un po' di fretta e abbiamo fatto veramente tardi. Let's go. C'è un po' di vento. Non è tanto fastidioso, ma speriamo non peggiori. Ciao, bellissimo fidanzato, saluto. Siamo al supermercato perché dobbiamo prendere cose che mancano. È impossibile che non ce l'abbiano. Non troviamo delle cose. Stiamo per salire sui conetti vulcanici. Questa è Pollenatrocchia. Eccoci qua, ragazzi, siamo appena arrivati. Dobbiamo scaricare la macchina perché abbiamo tante cose e non c'è parcheggio. Qui ci sono le mie amiche, c'è la nostra Ciao. amica Carla, c'è Iole. Ora dobbiamo solo andare a mangiare. Il problema è che guardate qua quanta roba c'è. Ci serve una squadra per portare, anche perché la salita è bella ripida. Paliotti, ragazzi, tutti dovrebbero conoscere Paliotti. Saluta YouTube. Ciao a tutti, ragazzi. Ragazzuoli, ci stiamo incamminando in questa salita molto, molto dura. Comunque, già sta iniziando a fare caldissimo. C'è un po' di vento, non so se si sente bene questo video, però spero di sì. Bellissimo fidanzato con Paliotti. Precisamente dobbiamo salire lì, ragazzi, là sopra. Che bello, non venivamo qui da parecchi anni, però prima mangiavamo, facevamo le scampagnate. Dobbiamo salire là sopra. Ragazzi, questo è il verde in cui siamo immersi, però. La salita è parecchio ripida qui. Oh mio Dio, ragazzi, che caldo. Stiamo squagliando. Oh mio Dio, stavo cadendo. Siamo arrivati, ragazzi, finalmente. Oh mio Dio. YouTube, saluta YouTube. Rispetto, buona Pasqua a tutti e Santissimo Gesù tornato. Questa invece è la vista da sopra e i conetti, ragazzi. Io prendo il sole mentre tutti dietro di me lavorano. Qui si prepara il pranzo, in tutto questo sono ancora le 3. Ragazzi, finalmente è ora di pranzo. Sono le 3 passate, ho fatto salsiccia e zucchina alla scabice. Buon appetito. Oh yeah, siamo qui nella foresta. Il tempo è cambiato, ragazzi, mi sa che ce ne torniamo dalla Il Cinzia. tempo sta cambiando. Il tempo sta cambiando. Ciao Luca. Che stanno facendo quelli? Non lo so. Io bellissimo fidanzato. Guardate quanto è carino questo focherello. Oh cazzo! L'hai ripresa? L'hai ripresa che sta per cadere? Penso di sì. Speriamo. Ragazzi, stiamo tornando a casa, sono le 7, che ore sono? Pellegrinaggio, sì. Sono le 7. Mi sono dimenticata ovviamente di riprendere, comunque mi sono fatta una doccia e ci siamo cambiati perché stiamo stanchissimi, leggermente infreddoliti perché avevamo solamente una felpa. Sto guardando un episodio di Diario di una Nerd Superstar e nulla, al momento sono le 8, quasi le 8. Non abbiamo molta fame anche perché abbiamo finito di mangiare molto tardi, cioè abbiamo mangiato tutto il giorno, quindi. Non so se mangeremo. Ci sono ancora 6 uova da aprire, ragazzi. 6 uova da aprire. La chiudeva, tu di non sentirla piangere.
Ragazzuoli, sono le 10, bellissimo fidanzato ancora dorme, non so se si sveglierà direttamente domani mattina, non ho idea. Io ho mangiato qualcosina adesso perché avevo un po' di fame onestamente, e nulla, adesso vado a vedere un film, mi vado a cambiare, mi strucco e quindi nulla. Penso ci vediamo direttamente domani mattina, 2 aprile, secondo giorno di riprese. Già è passato giorno? Montarlo sarà molto divertente. Transition per il giorno dopo. Buongiorno, lissimi. Giorno 2, oggi è 2 aprile. Non si deve fare niente di particolarmente particolare. Devo andare a prendere crocchette di Cindy e fare altre commissioni. Mi devo dedicare un po' alla casa, però... Comunque non so perché non l'ho detto ieri, ma... noi dopodomani andiamo ad Amsterdam, sì, così, all'improvviso. Cindy? C'è Cindy che continua a fare miau 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 perché l'unico suo pensiero è mangiare. Ecco, sentite. Nulla, vabbè, andiamoci a prendere caffè. Vi chiederete, ma perché vai a Amsterdam per la sesta volta? Cioè, raga, dovete sapere che è sempre stato il mio sogno da sempre festeggiare il mio compleanno a Amsterdam. Buon cinze, ragazzi. No, sì, vieni qua, mamma. Diciamo che la notte non è che fa freddissimo, questo si dovrebbe cambiare, ma mi scoccio troppo oggi, quindi lo cambio al ritorno da Amsterdam. Domani abbiamo un evento importante, molto importante, acquisteremo questa casa, cioè si va proprio a firmare domani, quindi rimarremo qua per sempre. Poi in un video a parte vi spiego tutto quello che è accaduto, perché raga, è stata un'avventura, veramente un'avventura... È durata più di un anno questa cosa, e lo dirò in un altro video, però quello che è accaduto veramente. Qui fuori abbiamo un bellissimo animale che prende il sole, è stato il suo unico e primo pensiero. Del tipo è entrato e andò direttamente fuori. Buongiorno a te. Comunque raga, adesso devo rassettare tutta la casa perché c'è un caos assurdo. Devo fare 2-3 lavatrici, ovviamente devo pulire le superfici e i pavimenti. Vabbè, ci sarà molto da fare. Questa è la salvezza. Sto ascoltando musica, però non la posso mettere, sennò YouTube. Adesso tiriamo le sedie su, poi faccio una bella lavata a terra. Ho cambiato mocio, sono innamorata del nuovo mocio. Le cose importanti quando stai per fare 29 anni. Altri 4 giorni e vivrò il mio ultimo anno da ventenne. Ho spazzato il tutto, ma prima di lavare col mocio, meglio stendere i nostri vestiti su un anello stendibanni. Mi è appena arrivato un pacco mentre stavo stendendo i panni. Credo sia l'ordine che io abbia fatto per decorare l'angolo cultura. Non lo so, dopo lo vediamo insieme. Ragazzi, ci è appena raggiunto Ella sorella, ora sta facendo un caffè sia per lei che per me. Olè, olè. Olè, olè. Che cosa fai oggi, la sorella? No, niente, penso di averti scassato la pennetta. No, vabbè, quella si mette a posto. A proposito di pennetta e scassare, si è rotta l'unghia, ora me le taglio tutte. Guarda Cindy. Io e mia sorella stiamo guardando un episodio di Diario di una Nerd Superstar. Ho appena lavato tutto il bagno, devo solo lavare a terra. Devo preparare il pranzo, però già si è fatta l'una perché ho letteralmente lavato tutta la casa. Quindi penso che farò tipo un pesto veloce, un barattolo così, perché non ho né voglia né tempo. Oddio, guardiamo insieme la bellezza, la supremazia di questo bellissimo animale. Ma quanti anni hai veramente? Non è vero che hai 13 anni, tu mi hai mentito. Allora, Lissimi, mi ha chiamato bellissimo fidanzato e mi ha detto che dopo pranzo usciremo, perché come vi ho detto stamattina, fra 2 giorni, cioè dopodomani, partiremo per andare ad Amsterdam, solo che l'ultimo viaggio a Milano si è rotta la valigia di bellissimo fidanzato, quindi ha bisogno di un'altra valigia. Quindi ora mi faccio un trucco molto semplice, raga, mi scoccio di truccarmi, sinceramente, non ho proprio la minima voglia, quindi... Cioè, mi scoccio anche di fare la base. Non lo so, ora andremo a fare qualcosa di molto semplice. Mettiamo un attimo in pausa il make-up perché è arrivato bellissimo fidanzato col pranzo, quindi mangio velocemente. Allora, oggi per pranzo abbiamo preso una bella pasta e patate. Aspetta, ve la faccio vedere meglio perché merita. Eccola qui. E stiamo guardando Italian Shore. Andiamo a fare un eyeliner proprio semplice perché non ho proprio la minima intenzione di truccarmi. Non so se ci riesco così... Vabbè, meglio farlo senza telecamera. Ho fatto una base molto semplice, solo col correttore. Ho messo un po' di blush. E nulla, ragazzi. Mi devo solo andare a vestire. Stiamo uscendo, ragazzi. Andiamo a prendere la macchina di bellissimo fidanzato. E andiamo ad acquistare la valigia e le crocchette per la Cinzia. C'è ancora il vento di ieri. Cammino al contrario perché sennò... la luce, capito? Comunque...
Che vento, raga. Allora, ragazzi, questi sono un po' di ruderi di casa al nuovo, piazzette mezze abbandonate. Il cielo oggi è semi permanente, è semi nuvoloso, ma ci piace. Siamo appena arrivati. Ho perso il bellissimo. Ah, eccolo. Andiamo a prendere una bella valigia rosa per bellissimo fidanzato. Amo, che colore la prendi? Rosa. Rosa? Eh no, però io già ce l'ho rosa, prendi la fucsia. Shoes. Credo che qui ci sia abbastanza scelta. Molta scelta, oh mio Dio. È lunghissimo questo reparto, cioè ci sono veramente tutti i tipi di valigie. C'è un problema, ho appena perso un bellissimo fidanzato e non lo trovo da nessuna parte. Ma raga, devo fare la manicure oggi. Luca? Luca? Perché lo perdo sempre? Oh, queste borse Sean Brelec Diamond. Oh yeah. Dove sta questo? Luca? Luca, abbiamo trovato le nostre valigie, anche quella vecchia di bellissimo fidanzato. Che fai, prendi questa? No. Comunque ho notato che ci sono veramente tante cose carine. Infatti ora vado a dare un'occhiata. Le scarpe sono bellissime. Vedo se hanno qualche tuta, perché mi serve per Amsterdam. Magari qualche giubbino, perché sono andata sempre con lo stesso. Inaspettatamente ho trovato davvero tantissime cose. Quando torniamo a casa poi ovviamente vi faccio vedere. Però penso che prenderò anche altro. Abbiamo appena terminato di fare tutte le compere, andiamo a pagare alla cassa. Poi dobbiamo andare a prendere le crocchette alla Cinzia. Quindi quello che vedete alle mie spalle è il Vesuvio. Penso stia passando anche un aereo. Salve da YouTube, Luca. Ecco l'alimento per la Cinzia. Li vedete questi materassini dietro di me? Li vorremmo tanto acquistare per noi. Sembra così tanto soffice. Ragazzuoli, entriamo in macchina, ci vediamo direttamente a casa mia. Bellissimo aereo. La Cinzia, dove sta la... Eccola qua, la principessa di mamma e di papà. Ciao. Ciao piccolina. Oh mio Dio, questi rientri, io amo questi rientri. Ciao amore di mamma, sei bellissima, sei biondissima, sei perfettissima. Oltre la valigia, che all'interno ci sono tutti i vestiti, abbiamo acquistato questo giubbino di bellissimo fidanzato. Ho preso questa tuta della Playboy, non vedevo questo marchio praticamente da quando ero adolescente. Poi ho preso quest'altro pantalone, mi servivano urgentemente delle tute perché alcune si sono rotte. Alcune sono consumate. Abbinate al pantalone c'è la felpa sempre della Playboy. Questa mi piace proprio tanto. Appena l'ho vista ho detto no, è mia questa. È sempre della Playboy, però colore diverso. Quest'altra felpa. Prima di partire non so perché, ma acquisto sempre i calzini. Ora dobbiamo andare ad aprire il pacco che è arrivato stamattina. E io non lo so, non lo so a cosa stavo pensando, vi giuro, non ho proprio idea. Però è carino. Non so se si vede tutto, ma mi è arrivato questo vestitino che in realtà sotto c'è un pantaloncino, quindi sembra corto, ma alla fine siamo coperte. Troppo carino. Ho preso questo portascarpe, però raga, onesta verità, io non avevo ordinato questo. Ne avevo ordinato uno che era tipo trasparente, non so perché è arrivato questo coso in cartone. Questo è il portascarpe. Vabbè, allora il portaprodotti l'ho montato un altro giorno perché mi sto stressando davvero tantissimo. Comunque, poi mi sono arrivate delle decorazioni per il mio nuovo studio, perché sì ragazzi, apro un nuovo studio, tra cui questi fiori, due di questi, non lo so perché, non me lo vedete, questi sono degli organizzatori che poi andrò a mettere in bagno perché non si capisce niente di là. Poi ho preso questo che per chi ha dei bellissimi animali è ottimo, è un toglipelucchi. Poi mi sono arrivate un paio di cose da Shiblem, tipo questo mascara perché mi sono finiti tutti quanti i mascara. E poi questo rossetto con matita e poi c'è la tinta uguale, io le adoro, cioè proprio il package è fantastico. Nulla ragazzi, adesso vado a montare un video perché ho fatto tardissimo, ancora non ho pubblicato. E ci aggiorniamo fra un po'. Ah, e mi sono dimenticata di questi, praticamente sono dei... Servono a spolverare, ora non ho niente di così tanto sporco, ma catturano la polvere e poi basta metterlo sotto l'acqua e si toglie via tutto, quindi dovevo averlo per forza. Per il momento l'ho messo qui accanto a quest'altra scarpiera, non si chiudeva più, ho dovuto farlo. E ora raga, sai che vi dico, la situazione delle mie mani è tragica, si è spezzata quest'unghia, quindi le vado a tagliare tutte quante, faccio una cosa proprio semplice, quindi ora passerò la prossima ora a rifarmi le unghie. Qui con me c'è anche Ella sorella, adesso ci mettiamo a vedere Diario di una nerd superstar in compagnia, nel frattempo che faccio le unghie, che palle. Alla fine ho tagliato tutto, proprio tutto tutto, penso che metto solo il trasparente, questo mese mi scoccio troppo, vi dico la verità, mi scoccio.
Facciamo un bel saluto profondo, bellissimo animale che adesso torna a casa da madre e madre. Mia sorella si sta preparando per andare via di spalle. Saluta YouTube, Elena. Oh mio Dio. Andiamo, guardate a questa come si è addormentata, ma io come devo fare? E la sorella è appena andata via con bellissimo animale, aspetto un bellissimo fidanzato che torna, facciamo una cenetta, penso che mangeremo, sai, tutte le cose che sono avanzate da Pasqua, tipo i formaggi, alcuni salumi, poi stamattina ha preso il pane, qualche frittata, sicuramente ne uscirà qualcosa. Ed ecco qui a voi, bellissimo fidanzato tornato dal lavoro. Ragazzuoli, buon appetito, stiamo mangiando petto di pollo con patate, poi ci sono un po' di salumi, formaggi, vabbè, tutta la rimanenza di Pasqua. Qui ci siamo io e Cindy, dopo Shirin, adesso penso che ci vediamo un film, per il momento stiamo vedendo Pechino Express perché stavamo cenando in compagnia di quello. E che c'è Cindy, chi è mamma? Io questa bella principessa tra un po' andiamo a dormire. Vero? Perché non duriamo più delle 11. Lei dorme sempre e costantemente addosso a me. Vero, Cinzia? E domani è il suo compleanno, è vero? Guarda come lo sa che domani è il suo compleanno. Vogliamo dare la buonanotte? No, mi sta pingando. Adesso, proprio in questo momento, ho appena finito di dire a bellissimo fidanzato che è da un paio di giorni che non mi mordiva più. Scherzavo. Oh mio Dio, sta facendo la pedicure. Ora mi vado a cambiare, mi vado a struccare. Domani è un giorno molto importante e non solo per il compleanno di Cindy. Quindi ragazzi, transition per il giorno dopo. Buongiorno, bellissimi. È prestissimo, veramente presto. Sono le 6:35 perché Cindy si è messa a scavare nella sabbia. Grazie, Cindy. Ho un po' di sonno, ma vabbè. Ui, Cindy, buongiorno, tanti auguri. Ora mi faccio un caffè. Spero di riaddormentarmi. Tanti auguri. Tanti auguri a te. ASMR. Muro. Bombo la cuglia, oh mio Dio. È tutto per me. Tanti auguri a te. Mamma mia, quanto è buona. Ma che stai facendo? Cindy, che stai facendo? Facendo, non lo so, mi sta chiamando. Questa vuole sempre mangiare. Cindy, Cindy, la schiena. Tanti auguri alla Cinzia. Tanti auguri alla Cinzia. Io non la vedo molto felice di questo. La Cinzia, chi c'è? Auguri, patatina. Questa è una gattona di un anno. Questa è una gattona di un anno. Guardala, guardala come è cresciuta bene. Senti, Luca, una piccola intervista prima mattina con gli occhi appena aperti. Allora, ma tu alle 11:30 questa casa di chi è? Tua. Grazie. Il fidanzato mi ha regalato un appartamento, ragazzi. E di Cindy. Poi, domani mattina, a quest'ora, dov'è che stai? Dove? Che stai domani mattina? Domani mattina a quest'ora siamo in aereo. Allora, Alissimi, in questo momento sono in bagno perché sto per fare la doccia, lo shampoo, sto per fare la doccia, dopo la doccia. Alle 11:30 abbiamo un appuntamento importante. Cioè, io e bellissimo fidanzato oggi acquistiamo questa casa. Che bello, siamo molto felici, è stato un anno molto travagliato perché sono successe 3000 cose con questa casa. Poi farò un video a parte dove vi spiegherò tutto. Ecco qua ragazzi, ho appena fatto la doccia e lo shampoo. Sapete che non ho idea di che ore siano, non lo so proprio. Comunque adesso mi asciugo i capelli, però oggi pomeriggio, stasera, devo fare la piastra. Faccio, sai, le mie solite onde, che comunque... Domani mattina dobbiamo partire per Amsterdam, voglio stare abbastanza sistemata. E con i capelli lisci non mi piaccio per nulla, vero Cindy? Vieni! Sta Cindy qua però, entra o non entra? Entra, eccola qua. Eccola qua, la più bella del mondo. Lei è la più bella del mondo e oggi è il suo compleanno, diventa una bella signorina. Auguri. Chi è? Non so se lo vedete, ma tengo una linea che si è fatta da sola, praticamente se smuovo i capelli... Tornano lo stesso sempre così, è come se si fossero divisi per sempre. E cosa è successo? Scusate il caos attorno, ma ieri ho fatto un po' un casino e ancora non ho sistemato niente. Vabbè, non ho tempo, adesso mi trucco. Mamma mia raga, è surreale comunque. Vi giuro, ho appena mandato un messaggio al bellissimo fidanzato dove gli ho detto... Ti giuro, non ero così felice da veramente tanto tempo. Comunque tra una mezz'oretta devo uscire, ce l'ho.
quasi fatta, non vado a fare niente di complicato perché mi scoccio sinceramente di truccarmi. Poi dopo che abbiamo firmato l'atto, torno a casa e devo fare ancora la valigia, zero proprio. Infatti ora mi trucco e quando torno subito metto già i trucchi in valigia. Per quanto riguarda gli outfit, mi porto quelli che ho acquistato ieri. Poi spero di trovare qualche altra cosa perché non ho proprio idea. Eccomi qui, questo è il trucco molto veloce. Ora vado a cambiarmi gli occhiali, metto quello di transition, usciamo e andiamo ad acquistare questa casa. Oggi fa meno caldo rispetto a ieri, fortunatamente. Vabbè, io felicissima. Ora sto raggiungendo bellissimo fidanzato, vorrei un caffè. Speriamo che bellissimo fidanzato voglia un caffè anche lui. Quella che vedete è la piazza comunale di Casalnuovo, che è il negozio di bellissimo fidanzato. Bellissimo fidanzato. Laura del caffè, raga. Per forza, l'ho presa alle 6 stamattina. Bella, raga. Ci voleva un altro caffè. Ora attendiamo circa 10 minuti e possiamo andare. Sto correndo a casa mia a prendere le chiavi di casa di mia madre, perché lei è rimasta senza chiavi, perché ha dato quelle della macchina, che hanno anche le chiavi di casa, a mia sorella. Quindi ho lasciato un attimo bellissimo fidanzato. Ho la fanno. Chiavi prese. Ora sto correndo da mia madre. Bellissimo animale. Bellissimo animale. Vito, come sei bello. Che schifo qua a terra. Che c'è, mamma? Vuoi dire qualcosa? No, non è il tuo compleanno, quindi no. Mamma, il cane sta mangiando l'erba. Già, no, no. Come sempre. Vabbè, ci vediamo dopo, dai. L'abbiamo presa. Mamma mia, ragazzi, siamo state 3 ore. Termini, no, e condizioni più lunghi della mia vita. Abbiamo letto, non lo so quanto tempo hanno letto. Comunque adesso stiamo andando ad ordinare qualcosa. Cioè, no, stiamo andando a prendere un po' di cibo, perché si sono fatte le 2:05 e abbiamo fatto stratardi. Quindi andiamo a vedere che cosa dobbiamo mangiare. Ragazzi, abbiamo appena preso il cibo, ora torniamo a casa. Dobbiamo andare a mangiare assolutamente, c'è una fame assurda. E anche perché la Cinzia sta da sola. Cinzia, oh mio Dio, ma guarda questo rientro. Oh mio Dio, una ragazza, abbiamo appena acquistato questa casetta, adesso è tutta tua. Adesso vuoi fare quello che vuoi. Amore. Adesso non nessuno più di caccia. E oggi per pranzo, giorno numero 3 oggi, 3 aprile, si mangiano gnocchettini alla siciliana. Oh, bella bella. Poi ho preso anche queste, zucchine alla scapece, hanno proprio una faccia. Invece. Luca, il mio fidanzato ha problemi col salame. Cazzori, qui abbiamo una Cinzia che chiacchierona perché vuole uscire, come sempre, ogni volta. Adesso devo montare un paio di video da dover pubblicare. In effetti sono anche un po' stanca, la tipa qua mi ha svegliato alle 6, capito? La signora pazza, questa si chiama la signora pazza perché, guarda, la deve giocare con le mie caricature. La vedi? La vedi? Cinzia. Quando suona questa sveglia vuol dire che è la ora del caffè. Caffè, ragazzi, il caffè. È vero, ma del caffè. Stiamo vedendo una serie che si chiama La classe del 2007. Abbiamo finito. Vabbè, io la 4 ore. Vabbè, a me manca l'ultima puntata perché ieri sera mi sono addormentata, ovviamente. Troppo carina. E qui c'è una ragazza che compie gli anni, la Pinza, okay. La Cinz. Moro, ha detto di no. Oh mio Dio. Eccoci qua, ragazzi, pronti per iniziare a mettere tutti i trucchi in valigia. Spero di non dimenticare nulla perché molto spesso accade. Allora, dovrei aver finito. Qui ho messo tutti, diciamo, i liquidi, tutti i make up liquidi. E qui ci ho messo pennelli, palette, queste cose qua. Credo che col trucco siamo ok. Mi scusi, ma lei entra benissimo in questa valigia, ma vuole venire con noi? Amore, sei piccola. Dovrei mettere i vestiti in valigia, ma Cindy ha detto di no. Credo di aver messo tutto, spero. Allora, noi stiamo via per 3 giorni, cioè partiamo domani e torniamo domenica. Domenica poi, tra l'altro, abbiamo l'aereo tipo alle 7 di mattina. Speriamo bene, raga. La cosa scocciante è che io ora devo piastrarmi i capelli e non c'ho proprio voglia. Stavo andando a piastrarmi i capelli e vedo questa situazione. Scusami. Cindy, che fai nella valigia? Ragazzi, mi sono completamente dimenticata di registrare la parte dove mi piastravo i capelli, ma la prima parte già l'ho completata. Lì siete voi in diretta. Ciao ragazzi, un bacione e un abbraccio a tutti. E come al solito mi sono dimenticata di tutto. Come la vedi? Eccoli qua, bellissimi. Ragazzi, finalmente ho finito, ora vi faccio vedere i capelli. Ecco qui, ragazzi, questo è il risultato finale. Sboccolati. Ho finito di fare tutto, adesso mi posso rilassare. No, non è vero, devo andare a prendere la candelina a Cindy. Vabbè,
Andiamo. Ciao! Andiamo a fare gli auguri a Cindy. Candelina trovata. Ma com'è bello questo tramonto. Ecco, siamo tornati a casa e Jared è il primo pensiero è il balcone. Ciao. Vuoi la pappa? Sì. Tanti auguri a te. Oh mio Dio, un bellissimo ragazzo. Oh mio Dio, una bellissima ragazza. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, addio. Uè, che state facendo? Ciao, Giaggiolone. Ciao, amore. Auguri alla pinza. Mio Dio, che pinza. No. Mi piace troppo questa faccia. Da come avete potuto vedere, bellissimo animale, madre e la sorella sono tornate a casa. Noi abbiamo ordinato due pizze che credo arriveranno a breve. Ceniamo e credo che andremo direttamente a letto perché domani mattina la sveglia suonerà alle 6. Il volo ce l'abbiamo. A che ora ci abbiamo il volo? Alle 9.05, quindi immaginate che ora dobbiamo stare in aeroporto. Pizze appena arrivate. Se mi dovete perdonare, ma stavo vedendo un film e mi sono addormentata, quindi ci vediamo direttamente domani mattina. Buongiorno, Lissime. Ho passato una notte orrenda. Tutto appilata, non lo so perché sto piena di buchi. Vabbè, comunque vi ho un po' mentito ieri sera. Diciamo che non sono stata molto bene, mi è venuto una crisi di panico e mi sono arrabbiata perché non mi veniva da gusto, quindi stamattina sto leggermente meglio, però devo ancora un po' salire i residui. Li odio. Vabbè, mi vado a preparare. Eccoci qua, io ho un bellissimo fidanzato, ragazzi, sono lì. Io mi sono svegliata alle 6, lui adesso sono alle 6:30. Cioè andiamo a finire di preparare e mettere le cose in valigia, cioè le ultime cose, e ci vediamo quando usciamo. La nostra Cindy già ci sta facendo sentire in colpa. Che sta succedendo su questo letto? Noi ce ne dobbiamo andare. Piccolo, no, ma questo ha capito tutto. Madre che ci accompagna all'aeroporto. Eccoci giunti in aeroporto, ragazzi. Era un po' trafficato, ma fortunatamente ce l'abbiamo fatta. C'è un po' di caos ai controlli, però è abbastanza scorrevole. Cosa ne pensi, bellissimo fidanzato? Controlli effettuati, stavano per arrestare bellissimo fidanzato. Sì, no, raga, guardate che ho trovato. Il mio sonno lo devo prendere. Aspetta, è quale? Una a caso, ma hai scelto tu. Cosa che hai detto? Non sono tutti uguali. Luca, per cortesia. Ragazzi, l'ultimo caffè italiano, anche se per l'ultimo viaggio bar che fanno caffè buono li abbiamo trovati. Quindi a breve partiremo. Raga, mi sto truccando, è bellissimo. Dovevo per forza una faccia riconoscibile. Ragazzi, stiamo per imbarcare. Guardate qua che bello quest'area, non l'avevo mai vista. Decoleremo alle 9.05, quindi credo tra un quarto d'ora. E ci aggiorniamo in aereo perché ci sarà molto da fare, tipo ascoltare Lisa True Crime o altro. Ah, che palle, ragazzi, dobbiamo prendere il bus prima della... Andiamo col bus a Amsterdam. Allora, con l'autobus sono circa quante ore? 14, 15, 21. Vabbè, ci vediamo fra 20 minuti, sto scherzando. Stiamo raggiungendo l'aereo in gran ritardo perché sono le 9.03 e dobbiamo partire alle 9.05. Non lo so il motivo di questo ritardo, però mi scuso. Salutiamo il Vesuvio. Sta laggiù il Vesuvio. Ecco il nostro aereo, ragazzuoli. Un po' tardino. Ragazzi, siamo appena entrati in aereo. Tutto verde come Gennaro, così verde. Niente, ora facciamo cose. Attendiamo il decollo. C'è un capello. Mamma, mi stanno facendo un jump. E che yes? Stiamo avendo paura. Stiamo per toccare terra? Tocchiamo terra, tocchiamo a basso, non ce la faccio. Mamma mia, qua vola il telefono. Aspetta, mamma mia. Che applaudono.
no, perché ci vuole per la vita. No, però abbiamo avuto un po' la paura di perdere la vita qua in questo volo, quindi l'applauso ci sta. Cioè, questo è l'aereo, io non ci posso credere, già stiamo dentro. No, vabbè, assurdo, bellissimo. Ragazzi, siamo arrivati. È la sesta volta che veniamo qua, questa parte non l'avevamo mai vista. Raga, ma io avevo paura per il freddo. Siamo così, stiamo bene. Ma no, che magnificenza. Ciao Olanda, ti amo. Quando vedo questo coso da lontano sull'aereo, che penso sia una torre di controllo, credo, io sono troppo felice. Allora ragazzi, sto facendo la base perché ho fatto solo le linee in aeroporto, così non potevo andare ad Amsterdam. Tra 10 minuti circa arriviamo. Allora, ragazzi, io non so se qualcuno di voi ha mai provato quel palazzo, l'ho visto in... No, quello l'ho visto in televisione. Non so quanti di voi, ma io quando vedo questo, io ho i brividi. Cazzo sono, guarda qua, guarda la mia pelle. Non so se capite la mia emozione in questo momento. A quel tempo non fa nemmeno schifo, c'è un bel tempo. Ragazzi, siamo arrivati alla stazione di Amsterdam Centrale. Ragazzi, ho trovato la PlayStation 5, la stazione di Napoli Fragola. No, non so che cosa sia, ma è proprio la PlayStation quella, la stazione di Napoli Fragola. Ah, ragazzi, ma guardate la bellezza. Finalmente si è un po' calmato il vento, però cioè, guardate qua. Io ve lo giuro, io non è per qualcosa, vi giuro sta passando un aereo. Mi stanno seguendo, comunque io la amo. Io che devo fare? Io voglio trasferire qua. Quella che vedete è Piazza Dam. E ora andiamo a posare le valigie in hotel, che è praticamente qui. Ecco qui il nostro hotel. L'hotel è bellissimo, io sono senza parole. Bellissimo fidanzato che mi fa da servizio in camera. Ascensore non a pagamento. Questa è la nostra stanza. Ci siamo. Questo è bellissimo fidanzato. Siamo abbastanza scioccati perché non abbiamo mai avuto una stanza così carina. Questo è il letto. Queste sono le bellissime finestre. Questo è un angolino con i divanetti. C'è il tavolo. E questo è il bagno, molto essenziale, ma tanto per il tempo che ci stiamo qui dentro. Allora, questo è il mio fidanzato che sta per fare un'intervista. Si è bucato il calzino, ovviamente. Dobbiamo andare a mangiare. Dobbiamo mangiare assolutamente, perché che ore sono, amo? 14. Sono le 14. Ah, poi tanto qua stanno sempre aperti, quindi. Magari mi sa che non riusciamo a mangiare il panino di quello. Secondo me dobbiamo andare stasera. Febbo! Panino per stasera, stasera panino? Panino, McDonald's. Ma vediamo, cominciamo a scegliere. Ci stroppa scelta. Stiamo combattendo perché non sappiamo cosa mangiare. Un quarto d'ora a piedi. Un quarto d'ora a piedi, oh, Luca, io ho fame. Sono le 2:30. Guarda la mia strada. Ti ho detto, voglio cambiare strada. Che stai facendo? Stai cambiando strada? Che stai vedendo? Che stai sentendo? Allora, ragazzi, siamo venuti qua da Febo, che è un posto che abbiamo scoperto nel 2017. Prima si mettevano le monetine, adesso è tutto card. Sta pagando. Preme e fa se mettessi la mano e si dovrebbe aprire automaticamente quando premi. Ecco. Ecco il paninozzo. Comunque ragazzi, tra un poco ci incontriamo con Giuliana Florio. Prrra, prrra. Vedo l'ora. Buon appetito. Ne ho mangiati due perché uno era veramente misero. Sì, ammirati questa bellezza e questo bellissimo fidanzato. Altra prospettiva di Piazza Dam, bellissimo fidanzato, sempre presente. Allora, il mio fidanzato mi fa correre troppo. Secondo me questa cosa non va bene. Io non posso avere l'affanno ogni volta. Comunque siamo a 3 minuti da distanza da Giuliana. Eccola qua, ragazzi, abbiamo finalmente incontrato Giuliana. Bellissimo, raga, che sogno Amsterdam con Rita. Guarda qua, cioè, raga, io... Ma pure il sole! Ma tu lo sai che quando esce il sole ad Amsterdam è una cosa così rara che ti devi mettere così e godertela. Ma amo, da quando siamo arrivati non è niente pioggia, zero proprio. E non lo dire. E non lo diciamo, però, intanto. Guarda qua, no. Allora, adesso ci andiamo a fare un bel giretto. E, boh, poi vediamo, ci aggiorniamo tra un po'. Guardiamo e ammiriamo insieme come è diritta questa casa, ragazzi, davvero è tutta sbilinca. Ragazzi, non lo so, ma io sono incantata. Ma come devo fare? Io sono innamorata. Lo so che l'ho detto un sacco di volte. Voi state vedendo? No, dico, vedete? Lo vedete anche voi? La bellezza di questa immensità. Come si fa? Non lo so. Noi stiamo vloggeggiando contemporaneamente. Sì. Tutti col telefono in mano. Che generazione bruciata, ragazzi. Ma se tu ti trovi in questo contesto e non lo fai, è quella la cosa sbagliata. Ragazzi, cioè, guardate quanto è bella questa casa. Lo vedete? Lo vedete? Questo è l'albero e qui ci sono tutti i rami che vanno ad abbracciare le finestre. Sto male. Bellissimo fidanzato. Io guarda come sono aesthetic voi tra. C'è anche la pizzeria da Michele. C'è anche un bellissimo animale. Dove sta Michele? Qua. Ah. Aru. Ah, c'è la pizzeria da Michele. Sarfati Park
Park, penso. Non lo so. Non lo so, ma andiamo dentro. Siamo appena giunti al parco Pashkashkadish. Non lo so dire, ok? Non lo so dire. Qui arriviamo una bella. Che cos'è, una casetta? Bellissima. Una casetta in Canada, c'è un parco. Andiamo di dove è tutto bello o andiamo in questa via sterrata? Andiamo nella via sterrata. Mi sento molto Biancaneve al bivio. Che andiamo, non si sa. Oh mio Dio, non l'avevo vista proprio. Ma come bello, lo vedi? Riprendi la ghetto in Canada. Cioè, in realtà siamo in Olanda, non in Canada. Ciao mamma. Raga, ma guardate che bello questo parco. Guarda, oh mio Dio, un bellissimo animale. Ciao, cagnolino olandese, dove vai? Ciao famigliola, ci vediamo la prossima volta. Che carine. Abbiamo appena salutato Giuliana. Stiamo tornando in albergo perché vogliamo andarci un attimo a resettare. E poi sicuramente andremo a cenare. Ci aggiorniamo appena arriviamo in albergo. Stiamo andando da Albert Heijn, perché noi lo chiamiamo così, ad acquistare qualche bottiglietta d'acqua, perché stanotte non voglio morire di sete. Dobbiamo cercare di non acquistare la colla per dentire, perché la stavamo facendo per due volte. Ben due volte, raga. È sempre lui, eh. Ok, ma mi raccomando, qui, non quello. Spesa fatta, ragazzi. Ora torniamo finalmente. Non ce la faccio più, mi devo stendere due secondi, ragazzi. Vento di patatine perché stiamo morendo di fame, raga. Questo è il nostro aperitif, patatine e con kipcorn. Kipcorn. Si chiama così, assaggiamolo, eh. Infatti scotta tantissimo. Con l'hotel finalmente non ce la facevo più, aiuto, lo giuro. Stanchezza che tengo, volevo solo buttare due minuti sul letto. Ah no, no. Sono le 10:20. Cioè io mi sono svegliata adesso. Tu hai dormito? No, no. Ho aspettato per svegliarti. Ma quanto ho dormito? Un'oretta. Mamma mia, dovevo. Adesso andiamo a mangiare qualcosa e ci andiamo a fare un giretto. Questo è l'hotel dall'alto, raga, guardate quanto è bello. Dammo di notte, ragazzi, bellissimo. Siamo venuti da New York Pizza e ho preso una 4 formaggi, che è la mia preferita. Il bellissimo fidanzato ha preso la pepperoni. Buon appetito. Allora, ragazzuoli, ora siamo un po' in giro, ma penso che a breve torneremo in albergo perché siamo distrutti. Sono circa le 11:30, non... io sono davvero stanca, raga, sono giorni che non dormo, quindi ho bisogno davvero di dormire. Domani recupereremo. Quindi ora andiamo in hotel. Inoltriamoci in questo vicolo molto stretto, diciamo, stringendo stretto. Credo di aver sognato questa cosa. Bellissimi, siamo arrivati adesso in camera. Alla fine abbiamo fatto un'altra mezz'oretta, tre quarti d'ora di passeggiata. Domani è il giorno 5, oh mio Dio. Allora, io questa clip la dedico alla Rita del futuro che sta montando questo video. Come sta in questo momento? Ti prego, aggiungi una clip e fammelo sapere. Come sto in questo momento? Vi dico solamente che oggi è martedì 9 aprile, sto da domenica a scaricare le clip. Io l'ho finito stamattina di scaricarle sopra il computer e adesso sono arrivata a questo punto. Ma c'è ancora una strada lunghissima. Tu nel frattempo divertiti. Grazie. Comunque ragazzi, io mi vado a struccare, mi vado a preparare per la notte, quindi transition per domani, giorno 5, e ci vediamo. Buongiorno ragazzi, quinto giorno. Mamma mia, non ce la facevo più, dovevo dormire. Oggi è il quinto giorno. Oh, oggi è il quinto giorno di riprese. Secondo giorno ad Amsterdam, ovviamente. Precisamente sono le 8, vabbè, io mi sveglio sempre abbastanza presto la mattina, attendiamo bellissimo fidanzato che si sveglia, mi vado a fare una preparatina prima di andare a fare la colazione. Poi dopo risaliamo per finire di prepararci perché mi devo finire gli occhi. Raggiungiamo la sala per la colazione. Qui abbiamo la roba salata che io non mangio perché la mattina per me è dolce, punto. Cioè, non esiste altra colazione. Hai ragione, perché ragazzi, guardate questo caffè. Qual è caffè? Questa è acqua, Rita. Ah, no, giusto. Cioè, ma quello l'ho messo? No, raga, non ce la faccio, non proprio con il caffè. Ma non l'ho messo, ma che cos'è? Te? E te? No, no, quello è il caffè. Poi mi sono presa un pancake che andrò a farci con la Nutella. Ora sono circa le 9:20, metto le liner e poi usciremo e cominceremo ad andare in giro. Ancora non so qual è il programma di oggi, siamo molto, capito?
Improvvisiamo. Eccola qui la nostra Amsterdam stamattina. Ci sono un po' di nuvole, però fortunatamente non piove ancora. Guardate Piazza Dam, com'è bella stamattina. Vabbè, come sempre. Bellissimo fidanzato mi guida per vie oscure. Sta iniziando a piovigginare, amo, senti? Guardate ragazzi, guardate. Con tutta la pioggia c'è tanta tanta bellezza. Guardate che meraviglia questo scenario, raga. Semaforo, questo è il rumore di semafori, raga. Quella è la stazione centrale, è ab enorme. Sta schizzicando, che a Napoli significa sta piovigginando. E ora stiamo andando da Illy, che l'abbiamo trovato lo scorso viaggio, che fa un caffè ottimo. E l'abbiamo trovato, eccolo lì. Eccolo qua, e per chi me lo chiedesse, perché molto spesso me lo chiedono, a fianco c'è quel negozio dove ho acquistato, anzi, bellissimo fidanzato mi ha regalato la Nintendo. Ah, che bello. E niente, alla fine siamo stati costretti ad acquistare un ombrello perché sta iniziando a incalzare. Stiamo andando a visitare una zona che non abbiamo mai visto prima, anche perché siamo un po' fossilizzati sugli stessi posti, quindi ci allontaniamo. Allora siamo alla ricerca delle mie candeline per il compleanno, solo che non ho idea dove acquistarle qui. Luca! Bello qui, raga. Devo farvi vedere una cosa, questi cioè sono real, non sono finti. Sono fantastici. Il momento di un choco milk, ieri me l'ha consigliato Giuliana, quindi devo assaggiarlo. Ho scoperto solo la sesta volta. Mentre camminiamo per arrivare al museo del cheese, sperando sia aperto, guardate che bello. C'è. Oh, che magia. Vorrei tanto mettessero tipo una targhetta per capire cosa sia. Ragazzi, quando per esempio sono a casa mia e vedo quel quadro puzzle che abbiamo fatto insieme, io penso a questo ogni volta, mi sento così. Amo così però tu ti fai del male. Qui sono un po' dei pazzi, sia sulle bici, con le macchine, quindi bisogna stare attenti, avere 40 occhi perché le biciclette qui sono veramente molto impavide. Quindi ragazzi, se non siete venuti ancora ad Amsterdam, sappiate questo, attenti alle bici. Dovrebbe essere questo, però non ci sembra tanto un museo. Bellissimo fidanzato subito a prendere... Un bellissimo fidanzato è proprio andato ormai. Skygirl Cheese. Questo ragazzi è al tartufo e io devo per forza assaggiarlo perché lo amo. Ce ne sono davvero tantissimi. Questa salsa è divina. Sto assaggiando vari tipi di salse. Anche bellissimo fidanzato. Sembriamo tutti dei grandi maleducati. Raga, da guardare queste scale, sono davvero pericolosissime, non so quante volte stavo cadendo. Ora siamo arrivati alla parte di sotto dove ci sta, diciamo, il museo. Ecco, ora vi faccio vedere. Cominciamo da qua. From grass to milk, dal grasso al latte. The milking process. Utensili per i formaggi. Ad ogni viaggio io e bellissimo fidanzato facciamo la moneta di questo. Solo che di Amsterdam o l'abbiamo persa o ci siamo dimenticati di farla. In pratica si inserisce 1 euro e 5 centesimi. Il 5 centesimi verrà modificato ed uscirà tipo una di queste immagini che vai a scegliere. Ecco, così si sceglie, è un po' faticoso. Eccolo. La scritta 5 centesimi. Non farlo dietro qua. E vabbè, non fa niente. Qui invece c'è un set dove praticamente ti puoi vestire e puoi fare delle fotografie. Guardate quante scarpette, che carino. Adesso stiamo tornando in un posto dove ho mangiato un panino di vino ad agosto e sono da qua con quel pensiero. Quindi, cioè, non lo so, non ci sono paragoni con quel panino, veramente. Ragazzi, questo è quello di cui vi stavo parlando. Cioè, guardate che meraviglia. Questo panino è bellissimo. Addirittura è uscito il sole, c'è il sole, assurdo. E sta passando ovviamente un aereo perché io sto parlando. Eccolo. Ti seguono gli aerei. Non c'era la tratta. Ma non c'era, l'hanno aggiunta proprio grazie a me. Là, questo panino mi ha davvero ripresa. Sono rinata veramente. Ora dovremmo andare a visitare una boot, una casa boot. Io mi sono svegliata praticamente alle 8:10. Ho svegliato a lui, a che ma vuoi dormire? Perché? Che ore sono? Le 8:30, invece non erano neanche le 8. Ho mentito, gli ho svegliato. Rita, ma non erano le 8:30 io. Ancora, vedi, ma c'è aereo, è quinto. Ok, entriamo dentro senza cadere, sperando di non cadere. Questo è l'interno della butta, la casa, questi sono dei letti, ma che carino, tutto troppo.
Ciao. Poi entriamo nella cucina. Guardate quanto è carino, anche il colore è molto particolare. Qui ci sono tutte le indicazioni della barca scritte in italiano. Invece abbiamo un altro letto. Ed infine c'è questa saletta dove praticamente ti siedi qua e vedi le immagini proiettate. Qui addirittura ci sono alcune delle boot in vendita. Questo è fantastico. Ragazzi, che impressione, pensavo fosse Cindy. Il tour è terminato, ragazzi. Guardate, questo è l'esterno della boot. C'è la panchina, questa è la vista. Oh, ragazzi, guardate quei ragazzi come stanno seduti, fantastici. Qui la giornata è diventata alquanto magnifica. Io e bellissimo fidanzato tra un po' raggiungiamo Giuliana. Non potevo non riprenderlo. E ovviamente, ragazzi, mi perseguitano i bellissimi aerei. Qui è dove l'ultima volta abbiamo acquistato la Nintendo. Eccolo qua, tutti i giochi. Ragazzi, ci stanno. Siamo di nuovo qua, ragazzi. Perché è l'ora del caffè e anche un dolcino. Che sta succedendo? Stazione centrale, chiedete un caffè ristretto. Ci voleva, ragazzi. Ci voleva. Ragazzuoli, eccoci qua. Abbiamo incontrato la nostra Giuliana di nuovo. Ora, dove stiamo andando? Stiamo andando a Lille Street Blues, che è un bar meraviglioso sul canale. Con i divanetti, tutta street art, vabbè, graffiti. Vi portiamo con noi. Ah, l'amore. Wow. Posto molto, molto strano e caratteristico, raga. Davvero strano. Raga, ecco. Il mio fidanzato ogni tanto mi fa da Juan, perché si chiama così la mia asta che mi mantiene il telefono, che tra l'altro mia sorella mi ha detto che me la faceva come regalo di compleanno, quindi Elena, io lo aspetto. Oh, chissà che regali avrò quest'anno, poi faremo lo spacchettamento. Leanna ha preso le patatine dolci, assaggiamole. Yeah. Ma sono dolci davvero. Nel vlog del vlog. E voi siete nel vlog di Giuliana. E poi ci sono queste qua normali. E ci hanno portato il ketchup e la maionese. Patatine, ragazzi, è il nostro aperitif. Questo è il bagno, io esagerato. È stranissimo, ragazzi. Cioè, guardate qua come sta. Cioè, tutto quanto così. Pit stop in hotel perché non andiamo da stamattina. Mi devo un attimo rinfrescare. Amo, dovevamo solo cambiarci al volo. Che cosa è successo? Amo. Io sarei pronta per uscire, dovremmo andare. Vabbè, comunque ci siamo sistemati un po', adesso raggiungiamo Giuliana che ci aspetta nella hall. Giuliana? Giuliana? Sì. Eccoci qua, ritornati con Giuliana, ci siamo. Ci siamo dati questa instaurata che ci voleva proprio. Comunque stavamo da stamattina alle 9 per tornare. Sì, ma noi non siamo proprio tipi da stare in hotel quando siamo qua. Eh beh, ci mancherebbe. Cioè, siamo proprio innamorati. Per esempio questa zona qua è bellissima qua. Canali di Amsterdam, ragazzi. Qui abbiamo dietro di noi Amsterdam e qui invece c'è una... Qui è dove stavamo l'anno scorso, non so se vi ricordate. Lì praticamente. Ecco qui, stavamo qui praticamente ad agosto. Molto carino, centrale. Poi la mattina ci svegliavamo e vedevamo questo. Cioè, raga, vabbè, qua ovunque si vada è tutto bellissimo e magico, quindi figurati. Questa è Rembrandt Plane. Plane, giusto, raga? Plane, please. Vabbè, comunque quella invece è Giuliana che si perde nella folla e nelle foto soprattutto. Ragazzi, Amsterdam di notte. Sono le 9:30 circa. Stiamo andando a cenare, c'è un po' di vento. Ragazzi, siamo venuti a cenare. Troppo bello, davvero. Ora attendiamo di ordinare, sperando di ordinare presto. Sì. E la nostra cena, questo è il mio. Questo è quello di Giuliana. E questo è quello di bellissimo fidanzato. E questi sono i nostri contorni. 3 minuti alla mezzanotte. Il lampadario si chiama Diario. È arrivato purtroppo il momento di salutarci con la nostra Giuliana. Però domani ci ribecchiamo sicuramente. Ovvio. A domani. Che team. Eccoci arrivati al nostro hotel. Finalmente, sono le 2, siamo stanchissimi. Abbiamo trovato solo adesso l'ascensore, solo ora. Eccolo qua. Lizzimi, io vado a prepararmi per la notte. Noi ci vediamo domani mattina, penultimo giorno di riprese. E anche il mio compleanno, me l'ho dimenticata. E transition per il giorno dopo. Buongiorno Lizzimi, oggi è il mio compleanno, sabato 6 aprile. Penultimo giorno di riprese, mio Dio, non ci posso credere, ho quasi finito. Sono le 8:20, non abbiamo fatto manco tardissimo.
a breve ci prepariamo per andare a fare la colazione, perché poi sicuramente dopo ci andremo a prendere un altro caffè da qualche altra parte, cioè da lì. Stiamo andando a fare colazione, ma mi è venuto... Dove sto andando? Ecco, mi è venuto il singhiozzo. Perché stai andando di qua? Non ho capito questa cosa. Comunque se adesso non... non mi metto a bere, non fatto sera. Cazzo ride. Così arrivati alla sala per fare colazione. Troppo come caffè c'è solo questo, mamma mia raga, pessimo. Per farvi fare un'idea, acqua sporca. Poi mi faccio questo pancake con la Nutella. Poi come ieri, colazione salata. Poi di qua ci sono i cornetti, i pancake e le uova strapazzate. Qui invece c'è il bacon, cioè. Bellissimo fidanzato è già uscito, cioè mi sta aspettando giù perché mi stavo preparando, mi sono messa un po' di liner, vabbè mi sono truccata, adesso andiamo a consegnare le chiavi e possiamo uscire ragazzi, let's go, cominciamo la giornata. Raggiungiamo il bellissimo fidanzato, lo vedo laggiù. Buongiorno Amsterdam. Ragazzi stamattina è la giornata perfetta, non c'è una nuvola. E lì c'è il bellissimo fidanzato. Ragazzi siamo tornati a Rembrandt perché ci siamo ricordati che lo Smoke lì fa un caffè divino. Ma guardate quest'albero. Questa è letteralmente una delle mie zone preferite in assoluto, eh? Ecco qui ragazzi, questo è quello di cui vi parlavo. Amo prendere il caffè qui. L'acqua sembra il latte. Però raga è la volontà del caffè. Oh mio Dio, abbiamo messo bellissimo animale cinzian. Guarda noi che cerchiamo le similitudini nella nostra bimba. Raga, abbiamo raggiunto il negozio dove dovremo acquistare le candeline. Sperando sia aperto perché qui aprono veramente tardissimo. Oh, bello. Dio raga, c'è di tutto qui. Anche le cose per gli animali. Io le candeline non le trovo. Ah, ecco. Luca, ma veramente stai prendendo questo a Cindy? Ah, raga, finalmente le ho trovate. Mio Dio. Eccole qui, le ho trovate per i miei 92 anni. Bello, davvero interessante. Fa vedere. Wow, che caro. Incoronando. Ho preso anche la coronzina mini mini. Tanti auguri a te. Ragazzi, il proprietario ci ha regalato questi pezzi di torta. Sa che è il mio compleanno, mi sto sentendo male ragazzi, sono troppo contenta. Guardate questo pavimento com'è colorato raga. Questa per me è la via dei cuoricini, così la chiamo. L'ultima volta che siamo venuti ad agosto qui passavamo all'incirca 4 volte al giorno. Perché? Non me lo ricordo perché. Non mi ricordo che stavamo sempre qui. Oddio, bellissimo Michelzi. Questo è il teatro di Amsterdam. Ammiriamo insieme un po' di paesaggio. Bellissimo fidanzato. Bellissimo animale. Raga, ma vedete anche voi? È terribilmente storta. Guardate, io così la ricordo Amsterdam quando vado via. Allora, io sono venuta qui al McDonald's, non da sola, bellissimo fidanzato, solo per il tasty. Siamo qui per il tasty, non c'è in Italia, raga. Ci sta? Dimmi che ci sta. Qui sono diverse, queste sono riutilizzabili, le mettono qua e poi le metti a posto. Eccolo qua il mio big tasty ragazzi. No, perché la maionese non è come in Italia? Non ho capito. Mentre Luca ha preso questi qua che sono mini. Senti la canzoncina. Oh. Assaggiamo insieme questo capolavoro che non c'è più in Italia. Non so perché. Abbiamo appena finito di pranzare, ora ci facciamo una bella passeggiata. Guardate che ole! Sto per morire in diretta. Guardate che brutta fine che faccio. Avevo mandato anche un bacio il ragazzo. Esatto. Quello che vedete qui, a parte il bellissimo fidanzato, è il mercatino dei fiori. Guardate che bello. Ragazzuoli, stiamo raggiungendo l'hotel perché dobbiamo andare a mettere a posto tutte le valigie. Domani mattina dovremo svegliarci praticamente alle 4:10 perché abbiamo il volo alle 7. Mamma mia, panico, speriamo che riusciremo a farcela. Quindi inizieremo a mettere tutto a posto adesso. Ragazzi, siamo in hotel, ora in ascensore non a pagamento. Andiamo a sistemare il tutto. Abbiamo sistemato le nostre valigie, così domani notte, perché sarà molto presto, dobbiamo solo andare via. Niente, ora usciamo. Sì, mi sono anche cambiata perché oggi fa veramente caldo. Infatti ho sentito Giuliana, ha detto, raga, veramente fa caldissimo oggi, una giornata splendida.
casuale. Ragazzi, la memoria del telefono mi sta abbandonando. Siamo tornati qui per prendere il nostro caffè. Eccoci qua, c'è un po' di vento, non so se si sente. Ci siamo incontrate anche oggi. Adesso andiamo a Border Park. Ci andiamo a fare una bella passeggiata lì perché è una bellissima giornata. E mi ha detto che è il primo giorno di caldo, ragazzi. Stiamo andando qui a fondo. Dove stiamo andando? Stiamo andando. Dove stiamo andando? Alla fine? Ah, Museum Plane. Ah, è perché okay. Comunque è bello. Ok, sì, stiamo andando lì. C'è il giardino verticale. Ora ci prendiamo un bel gelatino. L'abbiamo trovata bellissima, ve la consiglio, è ottima. Io l'ho presa la nocciola perché sono ossessionata dalla nocciola. Lei ha preso addirittura 4 gusti. C'è una pazza. Sono solo una. Un po' di vista, ragazzi, perché ogni tanto dobbiamo, assolutamente. Sacca puttato mezzo. Guardate che meraviglia, raga. E qui abbiamo la nostra Julie che vlogga e fa foto. Praticamente mi sono accorta che abbiamo regalato calamite, portachiavi di Amsterdam a tutti quanti, ma a casa non abbiamo una calamita per noi e quindi ne scegliamo una. Bellissimo. Sì, questa è molto bella. Queste qua sono proprio carine, guarda. Eccole qua, alla fine abbiamo scelto queste, come sono carine. Giuliana prova gli occhiali davanti a un ottico. Sì, ci sta. Il mio fidanzato non smette mai di lavorare neanche fuori Italia. Allora, Giuliana non me l'ha detto ma mi ha fatto un regalo, vediamolo insieme. Ma non ci vediamo. L'altro però non possiamo farlo vedere, questa qua. Per ricordarsi di Amsterdam. È carino da me. Ci addentriamo all'interno, ragazzi. Entriamo all'interno. Raga, lì c'è il museo di Van Gogh. Noi siamo stati nel 2017. Ah, anche il Moco siamo andati. Siamo andati in tutti praticamente. Guardate che meraviglia. Ora ci andiamo a mettere in quel giardino verticale. Ora siamo un po' qui a rilassarci. Stanno un po' urlando. Guardate com'è bello qua intorno. Purtroppo stasera noi dovremo ritirarci molto presto perché stanotte dovremo alzarci alle 4:10 per andare in aeroporto, quindi questa è l'ultima luce che vedremo di Amsterdam. Ragazzi, si va a mangiare, stasera si prova il vero ramen, che mi dite sempre che non lo mangio, quindi si va. Stiamo scegliendo cosa prendere. Ragazzi, è arrivato, mamma mia, è bellissimo. Mamma mia, smurfo. Bellissimi. Ci porta a mangiare in tutti i posti squisitissimi, è una roba assurda. È la mia skill più grande. Purtroppo abbiamo finito di cenare, noi ci stiamo avviando verso il nostro albergo perché a breve per forza delle cose dobbiamo andare a dormire e siamo in mezzo alla strada, raggiungiamo un bellissimo fidanzato. Quindi adesso noi con Giuliana ci salutiamo perché a breve ci divideremo. Quindi saluta. Oh, è l'ultima volta che compari in questo vlog. No. Sto male. Vabbè, è stato veramente, veramente bello. È stato un viaggio bellissimo, raga. Stupendo. Questo video the best. C'è di tutto, quindi Rita, brava che l'hai fatto. Vai Rita! Rita, che tu che stai montando questo video adesso in questo momento mi stai guardando. Forza. Vai, Rita, vlogga di più! Hai quasi finito, manca solo un giorno, mio Dio. E il giorno di domani comincerà alle 4 di notte. Yeah! Oh mio Dio! Eccoci qua, ragazzi, siamo super tristi in questo momento, siamo un po' malinconici. Stiamo pensando al ritorno a casa, il mio telefono non mi fa registrare più video. In questo momento sto registrando con quello di bellissimo fidanzato. E adesso corriamo in albergo perché dobbiamo andare a letto. Eccoci qui, ragazzi, siamo arrivati, prendiamo l'ascensore non a pagamento. Oh, perché sarà? Questa è la chiusura del giorno 6, mamma mia. Il giorno 7 sarà stralungo perché comincerà alle 4 in una parole. E abbiamo appena scoperto che non possiamo prendere il caffè qui per niente. Vi do la buonanotte e ci vediamo domani mattina. Buongiorno, Lissime. Mamma mia, ora vi faccio vedere che ore sono. Eccoci qua, 3:48. Stiamo finendo di prendere le ultime cose. Andiamo in treno per l'aeroporto alle 4:40. L'aereo alle 7:05. La cosa buona è che per le 9, 9 qualcosa già stiamo a casa. Niente ragazzi, si va. Lasciamo questa stanza che ci ha accolto. Raga, è incredibile che è l'ultimo giorno questo di riprese, veramente non ci credo che già è passata una settimana. Ah, ragazzi, è ancora notte qui, ovviamente sono le 4. E ci sono ancora le persone che sono uscite da ieri sera.
mamma mia. Comunque guardiamoci l'ultima notte di Amsterdam ancora per un po'. Questa è la stazione centrale, ragazzi, sta piovendo, 3 giorni di sole e adesso piove. Ragazzi, questo caffè della macchinetta sarà davvero buonissimo. Eccoci qua nel treno, ragazzi, ci vuole circa 15 minuti per arrivare e... Siamo leggermente in anticipo, il volo è alle 7, sono le 5. Che ore sono, Lu? Le 5? Le 5 e un quarto, esattamente fra 2 ore partiremo. Ragazzi, abbiamo appena passato i controlli, per la prima volta siamo in un nuovo lato del gate, perché di solito il ritorno per Napoli è davvero orrendo, ci sono 4 cose e ci annoiamo tantissimo, invece qui è strapieno di negozi. Per ingannare l'attesa andiamo da Starbucks, perché è l'unico che fa colazioni qui, e vorrei un cornettino, un più fame. Questo è quello che ho preso. Ho fatto mezz'ora di fila per prenderlo. Siamo in attesa dell'apertura del gate. Il mio fidanzato sta piangendo perché ha appena visto un video su TikTok di un latte. Invece sì, è vero, siamo tutti quanti così. Che noia. Guardate, fuori è ancora notte. Non si vede niente. Dovrebbe decollare, no? L'alba dovrebbe esserci per le 7. Eccoci ragazzi, siamo appena... cioè, stiamo entrando in aereo. Questa è la cabina che ci porta direttamente all'interno. A breve decolleremo. Ecco l'entrata, sembra tipo il museo questo. Ecco raga, finalmente la luce. Guardate qua le nuvole come corrono veloci. Parte raga. Addio. Mi sono addormentata, anche il bellissimo fidanzato, siamo quasi arrivati. Ecco casa nostra, ragazzuoli. Eccoci qua ragazzi, fa più freddo qua che a Amsterdam comunque. Oh che palle, dobbiamo prendere il culo. Ma che fai, per viso? Sei pessimo. Eccoci arrivati ragazzi, mamma mia che depressione, che tristezza. Oh. Dobbiamo prendere un caffè perché stamattina assolutamente non era un caffè, tutto è un caffè. Indovina che ora è la ora del caffè. Che c'è? Torniamo dalla Cinzia e anche da Giare. Siamo pronti. Dove sto? Sì. Oh mio Dio, che bella ragazza! Ciao! Oh mio Dio, ciao! Ma sei proprio bella, sei proprio buona! Ciao mamma, ma chi è papà? Mamma e papà! Cindy! Amore! Ho appena posato le valigie e vado a prendere il bellissimo animale. Eccoci qui giunti all'appartamento di madre, andiamo a prendere un bellissimo animale. L'ascensore a pagamento, ho trovato l'ultimo 5 centesimo proprio chissà come. E io e il bellissimo fidanzato siamo molto malinconici. Sono serena del fatto che sia quasi terminato questo video, perché nei prossimi giorni sarò molto depressa, quindi è meglio per voi non vedere, ecco, quindi... Ma no raga, cioè vi rendete conto che è l'ultimo giorno? Io non ci posso credere. Ora lo troveremo sul divano, il bellissimo animale. E vedi che lo sapevo, perché lui... Ciao! Che c'è? Non sei felice di vedere la Rita? Ciao! E con la codina non mi aveva riconosciuto, bellissimo animale. Andiamo, bellissima presenza. Che c'è? Quanto sei bello. Che c'è? Io odore di Amsterdam, amo, no? Eccoci qui, togliamo le scarpe, tutto un po' un casino qua fuori. Che è successo? Raga, ci siamo messi sul divano a vedere un film horror, ovviamente, perché ci riprendiamo così e attendiamo l'ora di pranzo. Cioè, in realtà abbiamo già ordinato qualcosa perché non ho intenzione di cucinare. Bellissimo, neanche bellissimo fidanzato. E il cagnolino, bellissimo animale, dorme. Cindy va avanti e indietro. E... che malinconia, raga, siamo tristissimi. È arrivato il corriere. Ecco il nostro pranzo. Vuoi fare la pappa pure i dubili? Guardate quanto bello questo ragazzo. Tu che fai nella casetta? Messa a signorina. Lei è davvero una bella signorina. Questo è il mio pranzo, ragazzi. Questi sono degli gnocchetti alla Nerano, diciamo, fatta a modo loro, ma voglio farvi vedere lo splendore. Bellissimo fidanzato ha preso una pasta ai piselli buonissima. Allora, mozzarella in carrozza, crocchè e parmigiana fritta. Ma raga, adesso onestamente parlando mi metto sul divano e voglio dormire. Sono circa, penso, l'una e mezza, le 2. Siamo quasi svegli da 12 ore già. È incredibile questa cosa. Non riesco a pensare al fatto che stamattina eravamo ad Amsterdam, cioè poco fa, e ora siamo qui. Non lo so, il mondo è strano, l'aereo è strano. No, non ci fate caso, questi sono i post Amsterdam.
Non ci fate caso, questi sono momenti malinconici. Ecco, si sono fatte le 6:30, ragazzi. Abbiamo dormito 3 ore, credo. Ci voleva, stavamo davvero stanchissimi. E indovina che ora è? Ora del caffè, ragazzi, per forza. Questo è il primo che prendiamo a casa. Madre è venuta a recuperare il bellissimo animale. È bellissimo. E qui non sente più il bambino. Bellissimo ragazzo, saluta la madre. Mio Dio, quanto è bellino. Salutiamo bellissimo animale madre, ci vediamo domani. Ciao Vitellaz. Ragazzi, sto guardando il diario di una nerd superstar. Sono quasi le 9, cerchiamo di ordinare qualcosa. Però io ho voglia di hot dog, perché visto che stanno mangiando loro, però non c'era nessuno, quindi sono molto confusa su cosa cenare stasera, onestamente. Eccoci qua ragazzi, è arrivata la cena. Bellissimo fidanzato, si è preso questa pizza special, che è praticamente un ripieno. Che ci sta? Emmentarlo, prosciutto. Questa è buonissima. E io mi sono fatta una semplice margherita. Io mi sono fatta una margherita all'ombra. Perché sulla spiaggia, capito, senza ombrellone mai. Comunque il bellissimo fidanzato mi ha appena fatto accorgere che questi sono gli ultimi minuti di ripresa. Sta passando un bellissimo aereo. È passata una settimana, cioè raga, assurdo. Non ci credo. Buon appetito. Con noi c'è il nostro amico Paliotti. Saluto Paliotti. Stiamo guardando WrestleMania, perché stanotte ovviamente non abbiamo potuto, sai come, stavamo prendendo un aereo. E ragazzi, ho fatto una doccia, ho messo il pigiamino e niente, strano dirlo, ma siamo arrivati alla fine. Questa è la fine di questa giornata, dell'ultimo giorno di riprese. Incredibile, davvero non ci credo. È stata una settimana molto lunga, però intensa e bellissima. Forse una delle più belle degli ultimi periodi. Non me la passavo così bene da parecchio, devo dire la verità. È andato tutto bene, tutto secondo i piani. Stranamente non è mai così, quindi sono felice che sia andato tutto bene. E voglio ringraziare chiunque sia arrivato a questo punto del video, perché davvero non so quanto sia lungo ora che sto riprendendo, ma tu Rita che lo stai montando lo sai molto bene, vero? Sì, e questo video secondo i miei calcoli dura più di un'ora. Questa cosa che mi rispondi non credo sia normale. Abbiamo fatto pasquetta insieme, poi abbiamo fatto le pulizie, preparato i bagagli, acquistato questa casa, siamo partiti per Amsterdam. Ah, scusate, mi sono dimenticata del compleanno di Cindy, non c'è mai. Abbiamo festeggiato il mio compleanno, davvero. Quindi questo video si conclude così, ragazzi. Grazie mille a tutti per averci seguito in questi 7 giorni. Noi ci vediamo alla prossima. Come la vedi?